Buongiorno, oggi siamo ai piedi del Montelmo, ci siamo arrivati con la cabinovia che sale da Sesto e da qui a circa 2000 metri sul livello del mare prenderemo il sentiero 20 che con un itinerario circolare ci porterà fino alla cima del Montelmo, a circa 2400 metri sul livello del mare. Siamo quasi arrivati sulla cima del Monte Elmo e da qui si gode di un magnifico panorama. E adesso io mi trovo esattamente sul confine tra l'Italia e l'Austria. Appena arrivati a Schilanerhütte in Austria. E ci siamo fermati a mangiare al rifugio Gallo Cedrone e adesso stiamo rientrando e prenderemo cabino via per scendere di nuovo al parcheggio a Sesto. Siamo arrivati alla partenza della cabina via per scendere a valle, ma vi volevo mostrare che qui c'è anche un percorso per bambini e che può essere fatto con il passeggino. Si può andare in questa direzione, questa è la partenza, un percorso circolare e inoltre può essere anche percorso a piedi nudi e in modo che i bambini, ma non solo i bambini perché l'ho fatto anch'io, possano tastare con i piedi vari tipi di terreno come per esempio il legno, la paglia, il muschio, eccetera. Si chiama Holpers. E se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e commentate. Ciao, al prossimo video!